Commemorazione del Consiglio regionale con una mattinata di approfondimento, un incontro con vari ospiti in diretta streaming per il decennale del naufragio della Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012 di fronte all'isola del Giglio, in cui persero la vita 32 persone e altre 157 rimasero ferite. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Armadio della Memoria, avviato nel 2017, e a cui è stata dedicata un'apposita legge regionale nel 2020 per raccogliere documentazione sulle stragi del Moby Prince, della stazione ferroviaria di Viareggio e della Costa Concordia. Io ricordo quelle ore, quei giorni, quasi come se fossero, diciamo, ieri. Ho vissuto quelle giornate guardando la televisione, ascoltando, le voci di tante donne, di tanti uomini che, erano accolti, sono stati accolti da una comunità come quella del Giglio, a cui va un grazie sincero per tutto quello che hanno fatto, per la capacità di rappresentare il popolo della Toscana, un popolo aperto, accogliente, un popolo che riesce anche nelle difficoltà del tempo che stavano vivendo a dare segnali e messaggi di speranza. E credo che oggi ricordare in questo momento, essere qui, confrontarci, debba servire a fare in modo che quello che è accaduto non accada mai più. Tutti abbiamo negli occhi la pancia della Concordia appoggiata sugli scogli dell'isola. Quelle immagini fecero letteralmente il giro del mondo. L'isola del Giglio e quella costa meravigliosa di fronte all'Argentario si risvegliarono nel dramma. Scialuppe che facevano la spola con Giglio Porto per raccogliere le persone che scendevano nel buio delle scalette sullo scafo. La paura, il gelo, la preoccupazione di non sapere cosa stava accadendo. A volte risentendo le parole di chi in quel momento guidava la Concordia, la sottovalutazione anche, o almeno il voler cercare di mandare messaggi rassicuranti all'esterno, che in quel momento forse non era la soluzione migliore, perché non davano a chi doveva intervenire chiarezza di tutto quello che stava accadendo. Da quel momento quella tragedia ha fatto alzare l'asticella dell'attenzione sulla sicurezza delle navi, di tutte le flotte internazionali. Purtroppo quel relitto per mesi entrò a far parte del paesaggio della nostra costa toscana. Ecco, io penso che oggi essere qui, vuol dire non dimenticare, vuol dire pensare di mettere in campo ancora azioni maggiori di sicurezza, e questo riguarda la parte marittima, ma anche quello che è accaduto, con la strage di Viareggio sulla sicurezza ferroviaria. 10 anni da quella notte, quando la gigantesca nave da crociera Costa Concordia, con a bordo 4.229 persone, salpata dal porto di Civitavecchia per una crociera, quindi per un momento di vacanza, di svago nel Mediterraneo, venne bruscamente interrotta nelle acque dell'isola del Giglio. Come ricordava, erano le 21:45, l'imbarcazione urta uno scoglio che procura uno squarcio di 70 metri sul lato sinistro, quindi dell'imbarcazione, con il conseguente arenamento della nave. Peraltro rimasta adagiata su uno scoglio al largo dell'isola del Giglio per 2 anni e mezzo, finché non fu portato poi a Genova. E quindi quasi è stato per 2 anni e mezzo come un cetaceo che rimane spiaggiato e visibile non soltanto dall'isola del Giglio, ma da diversi posti della nostra marimba. A bordo c'erano, come dicevo, 4.229 persone, di cui 32 persero la vita. Ecco, un fatto quello che accaduto improvvisamente nelle acque del nostro mare, una tragedia che era di carattere internazionale. In quella nave c'erano passeggeri che appartenenti a 54 nazionalità. Quindi un fatto che inevitabilmente accese i riflettori di tutto il mondo sull'isola. Quella tragedia portò improvvisamente una triste notorietà all'isola.
Peraltro in quei momenti, anche nel dibattito pubblico, appariva che ormai fosse quasi tramontata, no? L'idea che l'isola potesse avere opportunità di lavoro con il turismo. E invece poi è successo il contrario. Ecco, io credo che il pubblico è andato oltre la tragedia per scoprire la bellezza naturalistica dell'isola del Giglio, l'unicità dei suoi prodotti, la bellezza delle esperienze che qui si possono vivere. La vicenda nel dettaglio si sviluppa in questo modo. Alle 21.45, è stato detto, la nave colpisce gli scogli delle scuole all'isola del Giglio. Colpisce gli scogli delle scuole e apre uno squarcio sul fianco sinistro enorme. In 1:40 circa, è stato detto efficacemente, il Mediterraneo entra in quella nave. Entra in quella nave e invade 5 compartimenti. Immediatamente la nave, il comando di bordo, ha la consapevolezza di avere almeno 3 compartimenti contigui allagati, circostanza che determina la necessità di abbandonare la nave, perché la nave sta affondando. Con 3 compartimenti contigui allagati la nave sta affondando. Quindi prima delle 10 il comando di bordo è consapevole che si deve procedere all'emergenza generale e quindi all'abbandono nave. E invece questo non avviene. A questo punto si sovrappone al dovere del comandante di porre al sicuro equipaggio, passeggeri, una qualche diversa valutazione di carattere personale. Sfasamento quindi tra ruolo e interesse, paure personali, quello che dicevamo. Passano 45 minuti prima che venga data l'emergenza generale, che viene da me richiesta con la prima interlocuzione alle 22.34 circa, quindi circa 45 minuti. Consideriamo che il tempo di abbandono nave per regola internazionale è di 30 minuti. Se si fosse proceduto quindi a dare l'emergenza generale, i famosi 7 fischi continui, e le persone fossero state convogliate alle master station, cioè ai punti di raccolta, e poi imbarcate a bordo delle scialuppe, vogliamo dire che si sarebbe impiegato il triplo del tempo, ma con la nave ancora dritta si potevano sbarcare tutti quanti entro un'ora e mezza. La nave comincia a inclinarsi paurosamente dopo mezzanotte, e dopo mezzanotte le lance sul lato sinistro non scendono più in mare. E questo è il punto. Ogni scialuppa aveva la capacità di contenere 150 persone. 3 se ne fermano in mare sul fianco di sinistra, e quindi circa 400-450 persone rimangono bloccate, più altre che non avevano trovato posto nelle scialuppe di dritta, perché non erano tutte riempite a modo. Che cosa succede? Succede che questa operazione di soccorso va avanti per 9 ore. All'interno di questa complessiva operazione di soccorso, che poi viene ricostruita nel processo, ci sono un sacco di storie, tantissime storie, storie umane, come la storia di Giuseppe Girolamo. Giuseppe Girolamo era un musicista, un giovane musicista, faceva parte così dell'equipaggio. La sua storia è stata accennata inizialmente, poi recentemente è stata confermata dalla testimonianza della signora che si trovava dietro di lui nell'imbarco per imbarcarsi sulla scialuppa con un bimbo, con una bimba, non so, e gli chiese di cedergli il posto perché nella scialuppa c'era il marito con l'altra gemellina. Giuseppe Girolamo fece questo gesto, si fece da parte e fece imbarcare la signora con la bambina. Lui non sapeva nuotare ed è morto. Ora, perché vi racconto questo? Non soltanto per sottolineare la generosità della figura di questo ragazzo, ma perché voglio che sia chiaro quale potesse essere o doveva essere il ruolo dell'autorità a bordo. La mancanza del comandante, cioè del comando,
a bordo, ha fatto sì che la regola fosse rigida. Ora, quella regola, cioè che ciascuna scialuppa può contenere 150 persone, ha un senso, perché una scialuppa è dotata di viveri, acqua, spazio sufficiente per consentire a 150 persone di vivere, di sopravvivere, per esempio, in mezzo al Mediterraneo, nell'Oceano Pacifico, nell'Atlantico. Ma a distanza di 36 metri dalla costa, l'autorità, cioè il comandante, avrebbe ben potuto responsabilmente assumere su di sé l'onere di derogare quella norma e di consentire l'imbarco di 200, 250, 300 persone, fino alla capienza fisica. E avrebbe quindi potuto contribuire al salvataggio delle persone. Ecco cosa avrebbe potuto fare tornando a bordo della nave. Magari utilizzando la biscaggina di prora dritta e non quella di poppa via a sinistra. La stessa biscaggina da cui era risalito, anzi era salito a bordo, il vice sindaco generosissimo dell'isola del Giglio, responsabile della protezione civile, questo vorrei ricordare, era il buon Mario Pellegrino, perfettamente consapevole degli obblighi del proprio ruolo. Lui mi disse: io sono un terricolo, non ne capisco niente, ma il mio ruolo di protezione civile io lo devo svolgere. E salì a bordo e contribuì con il dottor Cinquini a tirar fuori dai pozzi quei corridoi che, rivoltatisi e riempitisi d'acqua, erano diventati dei veri e propri pozzi, a tirar fuori gente da lì e salvarono un sacco di persone. Quella fu una tragedia che nella drammaticità, nell'orrore, nello sgomento per le morti, per i soccorsi, per tutto quello che comportò, ci stupì, perché sembrava una tragedia che proveniva da un'epoca che non era più la nostra, no? Un incidente in mare, un naufragio, 32 morti a pochi metri dalla costa, quindi che potevano essere salvati secondo quelli che erano, insomma, l'immaginario comune, l'idea che potevamo avere tutti. Come immaginare un orrore simile in un luogo così tutto sommato sicuro? Appunto, non è accaduto al largo di un oceano, è accaduto accanto a una costa. Com'è possibile che ci sia stata quella carneficina che c'è stata? Questa era la domanda che appunto da pubblico, qual ero io in quel caso, da lettrice, da ascoltatrice, mi sgomentava di più, mi preoccupava anche di più, perché appunto la banalità dell'orrore lascia ancora più sconcertati, ti dà ancora meno risposte. E, 10 anni dopo, in un ruolo diverso, in un posto diverso, facendo cose diverse, mi sono riavvicinata ovviamente a quella tragedia attraverso l'occhio di direttrice della Nazione, quindi del giornale che appunto fa parte di quella capillarità dell'informazione che riesce a stare dentro i fatti. Il giornalismo locale, io credo, sia stato centrale non soltanto in quelle ore, in quei giorni, in quei mesi vicini alla tragedia, ma anche oggi, 10 anni dopo, nel restituirci l'umanità e il senso di comunità che dentro una tragedia ancora c'è e si sente ancora fortissimo oggi, 10 anni dopo. De Falco sempre lo ricordava molto bene, no? L'impatto sulla comunità dell'isola del Giglio di una tragedia così sproporzionata per le dimensioni di quell'isola, di quella comunità, di quel luogo, così sproporzionato in tutto, appunto il bestione della nave da crociera che si infrange su uno scoglio piccolo, e quello scoglio piccolo, piccolo relativamente ovviamente, no? Ma parlo sempre con un immaginario appunto che non è tecnico, ma che è un po' appunto giornalistico, quindi si fa suggestionare anche da altri elementi, provoca un disastro di quelle dimensioni che si è protratto negli anni, perché il relitto, la vicenda giudiziaria, tutte le conseguenze che ci stanno dopo. Allora il giornalismo locale restituisce l'umanità, perché conosce inevitabilmente più degli altri, prima degli altri, meglio degli altri, i volti, i nomi, le facce che compongono e componevano quella comunità che si è trovata investita di una tragedia appunto così immane, così sproporzionata rispetto alle sue dimensioni. In quella nottata mi ricordo il ruolo, nonostante io lavorassi in un altro giornale, il ruolo incredibile della redazione di Grosseto del Tirreno, che fu la prima a capire l'entità della tragedia, a mobilitarsi, furono i colleghi, furono i primi a arrivare sul posto
e furono quelli su cui, e qui mi riallaccio all'importanza della stampa locale. Io, diciamo, nella mia carriera giornalistica ho fatto anche l'inviato, so che quando arrivavo in un posto da inviato di un giornale nazionale per raccontare un fatto, la prima cosa che si fa, che fanno tutti, è cercare il giornalista locale, perché, come diceva prima Agnese, sono quelli che hanno il know-how, le chiavi di lettura, le chiavi per aprire porte, le conoscenze per indirizzarti e per darti una lettura. In questo senso la stampa locale ha un ruolo fondamentale anche poi nella costruzione di quell'armadio della memoria di cui voi avete fatto, diciamo, una meritoria opera di ricordo e di memoria collettiva, perché spesso i giornali contribuiscono a formare la memoria collettiva su dei fatti, oltre che a conservarne la memoria, ma anche a formarla, nel senso, mi rifaccio per esempio a quei momenti di 10 anni fa, la storia dell'inchino per esempio fu una scoperta di un collega giornalista, credo di una collega giornalista, che diciamo sentì parlare per prima di questa cosa e la portò all'attenzione. Thank you.